Ok, dopo aver visto le relazioni e le loro proprietà, oggi ci occupiamo dei numeri naturali. Abbiamo iniziato con le relazioni proprio perché sfrutterò le relazioni per introdurli. Ok? Immaginate di avere una relazione di questo tipo. Tra due insiemi. Questo è l'insieme A, questo è l'insieme B. In A, fatemi fare solo dei puntini così faccio prima. Sono B. La relazione collega gli elementi di A agli elementi di B. Questa non è una relazione interna, non è necessariamente diversa. Se osservate, questa relazione ha come dominio tutto A, cioè da ogni A parte una e una sola freccia. Quando questo accade, questo tipo di relazione si dice univoca. Ripeto, una relazione per la quale ogni elemento dell'insieme A è associato ad uno e un solo elemento di B si chiama univoca. Dal punto di vista formale, quindi questo sì, può esprimere dicendo che qualunque elemento x che appartiene ad A, esiste un elemento y, esiste unico appartenente a B, tale che y è in relazione, scusatemi, x è in relazione con y. Ok? Come si legge i due contenuti? Tale che, la barra abbiamo usato, chiedo scusa, sì. Quindi per ogni elemento x dell'insieme A esiste un unico elemento y dell'insieme B, tale che x è in relazione con y. Quando questo accade, la relazione si chiama univoca. Faccio un controesempio, se qui ci fosse un puntolino che non è collegato a nessun elemento di B, non sarebbe più univoca. Ok? Come si legge la formula? Qualunque elemento dell'insieme A, elemento X se preferisci dell'insieme A, esiste un unico elemento Y in B, tale che X è in relazione con Y. Detto in termini più semplici, ogni elemento di A è associato ad uno e un solo elemento di B. Ok? Per esempio, ogni volta che svolgiamo una verifica, A è l'insieme degli studenti della classe, B l'insieme dei risultati, ad ogni elemento della classe è associato un risultato. Ok? Se poi in quel giorno è assente, fa il recupero, ma comunque alla fine della verifica ad ognuno di voi è associato uno e un solo risultato, uno non può averne due. D'accordo? Quella è una relazione univoca. Se è chiaro questo, consideriamo per un istante la sua relazione inversa. Cioè quella che collega B ad A. Fatemi rifare il disegno. Quindi abbiamo una relazione di questo tipo. Questa è la R inversa. Questa relazione R-1, cioè da B ad A, è univoca o no? No. No, no, perché è vero che tutti gli elementi di B sono associati a elementi di A, ma questo elemento di B ha associato due elementi di A, perché da questo puntolino partono due frecce. Questa non è univoca. Ok?
faccio un attimo un passo indietro, le relazioni univoche prendono il nome di funzioni e ce ne occuperemo in dettaglio un pochetto più avanti. Per adesso mi basta il concetto di relazione univoca. Questo, nell'esempio particolare che ho fatto, ha l'inversa che non lo è. Come viene chiamato così univoca? Ogni relazione univoca si chiama funzione. E delle funzioni parleremo parecchio, però un po' più avanti. Facciamo quest'altro esempio. Attenzione. Se ho questo è l'insieme A, questo è l'insieme B, e considero questa relazione, questo puntolino va in questo, questo va in questo, questo va in questo, questa relazione R è univoca, la sua inversa, fatemi disegnare qua sotto, da B ad A, basta invertire il verso delle frecce, la inversa è univoca o no? Sì. Certo. Quando ho una relazione tale che R è univoca e la sua inversa anche lo è, dico che questa relazione è B-univoca. Cioè, è univoca la relazione e anche la sua inversa. Cioè, è univoca, per capirci, due volte. Come questa. Ok? È tutto chiaro il concetto? Quindi, quando è che una relazione è univoca? Posso dire che una relazione è univoca se ad ogni elemento dell'insieme A è associato uno e un solo elemento dell'insieme B e ogni elemento dell'insieme B è immagine di uno e un solo elemento di A. Usando il linguaggio delle relazioni che abbiamo appena sfruttato. Ok? Fate attenzione a questo punto, perché il nodo è tutto qui. Posso andare avanti? Come si chiama B univoca? B univoca, cioè tecnicamente è univoca due volte, all'andata e al ritorno, se proprio per dire la terra a terra. Ok? Attenzione. Domanda. Se prendo questo insieme, se questo è A e questo è B, posso costruire una relazione B univoca tra questi due insiemi? Sì, aspetti. B univoca? No. Decisamente no. Qualunque cosa io faccia, perché sia una relazione univoca, devo collegare tutti gli elementi di A con B. Quindi posso fare che B, A va in B in questo modo, questo ma in questo modo, questo però deve riprendere uno di quelli dei puntini già immagine, questo anche. Questa è univoca, ma non è biunivoca. È univoca, ma non biunivoca. Per quale ragione, secondo voi? La relazione inversa. Certo. E qual è la condizione necessaria affinché io possa costruire una qualsiasi relazione biunivoca? Emma? Tutti gli elementi di A, che gli elementi di A e di B sono uguali. Cioè? Prova, il concetto è corretto, prova a dirlo in un altro modo. Che A e B hanno lo stesso numero di elementi. Perfetto. Per costruire una relazione biunivoca, fatemi rifare un altro esempio,
devo avere una situazione di questo tipo e solo di questo tipo, perché in questo caso ad ogni elemento di A collego uno e un solo elemento di B, quindi posso fare anche l'inversa, ecco, questa sì che è biunivoca. Sì, certo, scusa. E quindi siamo un passo del punto cruciale. Possiamo sfruttare questo per stabilire la seguente proprietà. Vado avanti. Vi ricordate quando abbiamo parlato della cardinalità degli insiemi? L'abbiamo usata diverse volte, dandola per scontata. Ok? Allora, attenzione. Sfruttiamo le considerazioni appena fatte per dire che questo simbolo, che si legge cardinalità dell'insieme A, ha la seguente definizione, o meglio proprietà. Dati due insiemi, dimmi. Ma che simbolo, non era anche il valore assoluto? Sì, per i numeri. Per gli insiemi si chiama cardinalità. Qualche volta trovate anche questo, la diesis. Dipende dal testo. Okay. Dico che due insiemi hanno la stessa cardinalità se posso, anzi meglio, se esiste una relazione biunivoca tra A e B. Se posso introdurre o definire, in qualsiasi modo io lo faccia, una relazione biunivoca tra due insiemi, questi hanno la stessa cardinalità. Ma questo succede solo se gli insiemi hanno la stessa quantità di elementi, altrimenti non posso farlo. Questa relazione, avere la stessa cardinalità, è una relazione di equivalenza tra tutti gli insiemi? Certo che lo è, perché è riflessiva, simmetrica e transitiva. Quali sono le classi di equivalenza? Cioè, che cos'è che accomuna tutti gli insiemi come A, per esempio? Come questo. Tutti gli insiemi che hanno poi cos'altro posso mettere? Un fiorellino, che ne so, un albero. Adesso i miei disegni fanno un po' senso, ma insomma abbiate pazienza. E ecco. Tutti gli insiemi, in questo caso, con, fatemi questa anticipazione, tre elementi. Saranno tutti in relazione biunivoca col primo. Hanno insieme la stessa proprietà, cioè la quantità di elementi appartenenti all'insieme. Quindi la cardinalità dell'insieme di partenza e tutti quelli che sono in relazione con questo insieme definisce ciò che è il numero naturale. Che è, se pensate, un'astrazione, perché noi nella realtà vediamo insiemi con, che ne so, tre punti, tre figure geometriche, tre case, tre banchi, tre quaderni, tre penne, tre oggetti qualsiasi.
Il 3 da solo non lo vediamo mai. Il 3 è la proprietà che accomuna tutti questi insiemi, che hanno la stessa cardinalità, cioè che possono essere messi in corrispondenza o in relazione biunivoca con questo. Tutto sommato, quando contiamo, non facciamo altro che fare questo. Se io qui ho questi tre oggetti, quando li conto, associo un dito ad ogni oggetto. Costruisco una corrispondenza biunivoca. Questo è contare. Uso, introduco, definisco una relazione. Metto in corrispondenza, in relazione, se preferite, le dita della mano, che usiamo per contare, per questo sistema è decimale, con gli elementi dell'insieme. Questo, la proprietà che accomuna le prime 8 dita della mano e il numero degli elementi dell'insieme, si chiama numero naturale. O numero naturale, quindi, è una classe di equivalenza. Rispetto alla relazione, avere la stessa cardinalità. È chiaro il nodo principale? Attenzione, altro passo fondamentale, quindi fatemi riscrivere, il numero naturale è una classe di equivalenza. Ecco perché ho dovuto attendere che avessimo finito le relazioni per poterne parlare, perché altrimenti non sarebbe stato possibile. I numeri naturali non nascono dal niente, sono un punto di arrivo, secondo me. Altro punto, ci siamo fin qui. Altro punto nodale, che non è per niente scontato. Abbiamo visto che abbiamo un insieme tutto sommato un po' speciale. L'insieme che è sottoinsieme di qualsiasi altro insieme. Qual è? Qual è l'insieme che è sottoinsieme di qualsiasi altro, anche se improprio? L'insieme vuoto. Qual è la cardinalità dell'insieme vuoto? Lo zero. Ed è il numero naturale da cui partiamo. Questo punto, ok, non è comune a tutta l'aritmetica dei diversi popoli. Il primo popolo che ha introdotto lo zero sono stati gli indiani nel VI secolo d.C. circa, quindi è un grosso punto a loro favore. Introdurre lo zero è un passo in avanti enorme per la matematica. Associamo una cardinalità anche all'insieme vuoto, cioè quello che non contiene niente. Ok? È tutt'altro che banale. Il passo successivo quale sarà? L'insieme unitario, chiamiamolo U. Quello che contiene un solo oggetto. A questo associamo il numero 1. Ok? Dopodiché, su questa base, possiamo costruire tutti i numeri naturali. Perché, preso un insieme qualsiasi, avrà la sua cardinalità, ok? Possiamo immaginare questa operazione. Uniamo ad A l'insieme unitario, che contiene un elemento. Quindi qui avremo la cardinalità di A, che è questa, il disegno è in rosso, e poi avremo la cardinalità di U, di 1, dell'insieme unitario, che è 1. Cosa metto qui tra la cardinalità di A e la cardinalità dell'insieme unitario che è 1? Qui ho usato l'unione, qui cosa uso? Il più, l'addizione, la somma.
Quindi abbiamo fatto un altro passo in avanti. Abbiamo definito un'operazione che è la somma tra due naturali diversi. Un naturale, chiamiamolo n, è il numero 1, che significa aggiungere o sommare 1 a un naturale. Significa considerare la cardinalità dell'insieme che ha n elementi, aggiungendo un insieme che contiene un altro elemento solo. O viceversa, l'operazione di somma non è altro che il corrispettivo in termini della cardinalità di quello che abbiamo visto quando abbiamo fatto l'unione. Quindi l'unione è un'operazione che utilizziamo tra insiemi diversi. Se considero le loro cardinalità, quello che ottengo è la somma. La somma viene dall'unione di più insiemi. Con unioni successive dell'insieme unitario posso costruire tutti i numeri naturali. È chiaro il principio che c'è sotto? Ho l'insieme vuoto, cardinalità 0. Ho l'insieme unitario, cardinalità 1. A questo insieme posso aggiungere tutte le unità che voglio. Non c'è limite a questo. E per unione successiva di insiemi unitari costruisco tutti i naturali. Un modo semplice, se qualcuno ha dei dubbi, è tutto chiaro? Un modo semplice per visualizzarlo è il seguente, che probabilmente avete già visto nelle scuole elementari, che è un'operazione semplice, ma attenzione, non banale. Immaginate di avere un righello, una squadretta, un'asta, anche una matita se preferite, una gomma, di determinate dimensioni. E a questa diamo il valore dell'unità. Diciamo che questa corrisponde a 1, indifferentemente in che unità di misura. Quindi partiamo dal punto di partenza a cui attribuiamo il numero naturale 0 e poi possiamo replicare l'unità tutte le volte che vogliamo, costruendo una immagine, una rappresentazione dei nostri numeri naturali. Quindi posso prendere una semiretta che parte dall'origine e a questa faccio corrispondere il numero 1, poi replico tutte le volte che voglio l'unità, qui avrò il numero 2, il numero 3, il numero 4, facendo repliche successive. E a questo ovviamente non c'è limite. In questo modo costruisco tutto l'insieme dei numeri naturali n. Che contiene lo 0, l'1, il 2 e via dicendo. Cosa importante? Lo 0, oltre a tutte quelle che abbiamo già visto, ha anche un'altra proprietà. È il più piccolo di tutti i naturali. Qui, in questo schema, è chiaro che i diversi numeri naturali sono un sistema ordinato. Ok? Se prendo due naturali diversi, A e B, entrambi in n, con A diverso da B, posso stabilire un ordinamento totale. Cioè posso sempre dire se A è minore di B oppure B è minore di A. Cioè si verificherà una delle due. Quindi il sistema è totalmente ordinato. Ok?
dico che A è minore di B se il numero A in questa successione precede B. Questo è un modo per visualizzarlo, d'accordo? Lo 0 ha una proprietà speciale. Qualunque sia il numero n naturale, qualunque sia n, lo 0 è l'unico più piccolo di tutti i naturali. Non esistono naturali inferiori ad n, a 0. N sono numeri naturali. Quindi 0 è il minimo, scusate, il minimo numero naturale, cioè il più piccolo di tutti i naturali. Esiste il massimo? Esiste un numero più grande di tutti i naturali? No, no, attenzione, sono infiniti, ma in questo senso sono illimitati, sono due cose diverse. Mentre non esiste, chiamiamolo m, tale che m è maggiore o uguale di n per qualunque n naturale. Questo non c'è. Perché? Perché qualunque m io prenda, non importa dove, posso sempre aggiungere 1. M più 1 è più grande di m. È successivo ad m. C'è una domanda? Prego? Certo, scusami. I numeri naturali sono un insieme che ha un minimo ma non ha un massimo. Ok? Quindi è un insieme illimitato superiormente. N perché non ha un massimo, mentre è limitato inferiormente. Perché ha un minimo, che è lo 0. Perché si impara il concetto di univoco e univoco per rappresentare i numeri naturali? Perché è il modo con cui contiamo. Tu quando conti fai una corrispondenza biunivoca tra le dita della mano o i numeri e gli insiemi. E puoi contare, usare le dita, puoi usare qualsiasi altro, poi si usano i sassolini, una volta si usava di tutto e di più, ma quello che in realtà che procedi in questo modo, crei una relazione. E contare significa creare una relazione biunivoca tra simboli o elementi di un insieme e di un altro. Quello che hanno in comune è questa proprietà di avere lo stesso numero di elementi, da cui nasce il concetto di numero. Astrai questo, ce lo rendi una proprietà indipendente dall'insieme stesso e gli dai il nome di numero naturale. C'è un'altra domanda? Sì. Ok? Sì, certo. Ancora? Tutto chiaro? L'abbiamo appena fatto in realtà, ma lo ripeto. All'interno è chiaro come siamo arrivati ai numeri, giusto? Come li abbiamo costruiti, quali sono le loro proprietà. Ok? Esiste un'altra serie di operazioni, non ho detto la parola, che in n associa
numeri naturali ad altri numeri, che sono le operazioni. La più semplice operazione, in realtà l'abbiamo appena vista, è la somma. Per operazione di somma intendo come dati due naturali A e B, associo a questi due un terzo numero. Dire che C è uguale ad A più B significa dire che C è ottenuto prendendo un insieme che ha cardinalità A, a questo sommo l'unità B volte. Ovvero sia, nel nostro modo di rappresentare i naturali, se qui cade il numero A, sommare A più B significa fare un salto unitario, qui c'è A più 1, eccetera, eccetera, fino ad A più B, cioè, questo lo ripeto, B volte. Detto che più terra a terra non si può, anche se vi ricorderà sicuramente il linguaggio degli elementari, se devo sommare, che ne so, 3 più 4, significa che prendo un insieme di tre elementi, tre penne, ok? E aggiungo un'altra penna 4 volte. Ok? Quindi la somma in generale è l'aggiunta di 1 ripetuta. Ok? Possiamo vederla anche in questo modo. Adesso parlerò un po' più difficile. Che cosa abbiamo appena fatto? Abbiamo costruito una tecnica, abbiamo definito un modo di operare che associa a due numeri naturali un terzo naturale. Quindi in realtà abbiamo visto come associare ad una coppia di naturali un altro naturale. Ma questo elemento, una coppia di naturali, appartiene ad n per n, è una coppia, quindi è un elemento del prodotto cartesiano n per n, e questo è ancora n. Quindi in generale un'operazione è una relazione univoca, perché dà un unico risultato, tra una coppia di elementi dell'insieme n e l'insieme n stesso. Quando questo accade si parla di, scusami solo un secondo, relazione, che definisce un'operazione binaria, perché opera su due elementi, interna, perché il prodotto fa parte ancora dello stesso insieme. Quindi l'operazione somma associa l'elemento coppia due numeri naturali a un altro numero naturale. Oppure, se preferite, associa l'elemento, l'insieme n per n, a n. Cioè dà un'idea, una procedura, una tecnica per associare a due numeri naturali qualsiasi un terzo numero naturale che invece è unico. Per quei due numeri c'è una sola somma. E quindi è una relazione, una funzione, è un'applicazione, è una relazione univoca. Per ogni somma c'è un solo risultato. D'accordo? Volevi chiedere qualcosa? C'è una domanda? Sì, perché metti volte? No, questo non è un più. Ah, è un più. Questo è un più. Okay.
Questa è una somma, il per è qui, questo è il prodotto cartesiano, perché indica tutte le coppie. È chiaro? Qui, questa espressione ha alzato un po' quel livello del linguaggio. Questo sicuramente all'elementare non l'avete visto. Ok? La somma è un'operazione binaria interna. Perché qualunque coppia di elementi naturali io prenda, il risultato è ancora un numero naturale. Questo è molto importante. Definendo l'operazione in questo modo, quali sono le proprietà? C'è una domanda? La proprietà più semplice è questa. Qualunque siano A e B naturali, la somma è commutativa. A più B dà lo stesso risultato che B più A. Non conta l'ordine degli operandi. Proprietà della somma. Non solo, è associativa. Se ho tre numeri da sommare, posso operare nell'ordine che preferisco. D'accordo? Questo sicuramente l'avete già visto. Altra proprietà importante, qualunque sia A, 0 prende il ruolo di elemento neutro. Qualunque numero sia A, se gli sommo 0 ottengo ancora A. Questo vale solo per lo 0. Lo 0 naturale è l'elemento neutro rispetto alla somma. Ci siamo? Definiamo ancora un'altra operazione. Ah, ancora una cosa, un altro concetto importante che vi enuncio, ma in realtà su questo non ci dilungheremo. Una volta che ho definito l'operazione, definite le sue proprietà, l'insieme formato dalla coppia dei numeri naturali e dell'operazione somma, definita in n, prende il nome di struttura algebrica. Definisco una struttura algebrica ogni volta che ho un insieme e un'operazione, almeno un'operazione, in quell'insieme. Posso averne anche più di una. Quello prende il nome di struttura algebrica. Cioè un insieme e una regola per associare a due elementi di insieme un altro. Sta per finire l'ora, per oggi ci fermiamo qui. D'accordo? Ci sono domande? È tutto chiaro? Bene, allora ci alla prossima.